Al lavoro, in centro a fare shopping, a Ibla con gli amici. Qualunque sia la tua destinazione, l'autobus ti ci porta. Comodo, puntuale e senza lo stress del traffico e del parcheggio. Prendere un bus urbano dell'Etna Trasporti è conveniente. Tante linee e tante fermate in tutta la città. Abbonamenti e tariffe agevolate per risparmiare tempo e denaro. Scarica l'app e acquista il tuo biglietto online. A Ragusa scegli la convenienza. Scegli un bus urbano dell'Etna Trasporti. Non so, ti basta così poco. La vostra storia è anche la nostra. E quella di chi la vita la vive, la ama, la gusta ogni giorno. Per questo alla Coop ci sono i prezzi Pop. Le grandi marche ti aspettano con così tanti prodotti scontati che avrai l'imbarazzo della scelta. La Coop sei tu. BPS, la Sicilia alla sua nuova banca. Due prestigiosi istituti di credito si uniscono dando vita ad un importante progetto per un futuro migliore. BPS è oggi la più grande banca indipendente siciliana, che con decine di filiali in tutta l'isola è ancor più radicata nel territorio. BPS coniuga fiducia, tradizione e innovazione in un'unica banca, sempre più vicina alle vostre esigenze, sempre al servizio delle persone e delle aziende. BPS, la nuova grande banca siciliana. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleblea Canale 89. Ovviamente non possiamo non partire con la terrificante alluvione che ha colpito Valencia. In questo momento in cui andiamo in onda parliamo già di quasi 90 morti e decine di dispersi, perché è stata un qualcosa di veramente eccezionale. Immaginate che è caduta, e come vedete dalle immagini, la quantità di pioggia in 8 ore che cade in un anno intero. Le devastazioni sono notevoli, si è aperta anche in Spagna ovviamente una polemica per quanto riguarda il ritardo nei soccorsi, ma soprattutto non solo per il ritardo nei soccorsi, ma quanto anche per una mancata allerta di quello che era il fenomeno. Il fenomeno è il cosiddetto fenomeno Dana, che è una depressione negli alti livelli dell'atmosfera che in uno al surriscaldamento in tutti questi mesi del Mediterraneo ha portato a queste violente piogge che tanta devastazione e tanti morti hanno portato. Certo, queste immagini fanno veramente paura per il livello di devastazione che appunto vedete. E però se pensiamo come in questo momento, oggi, chi era dalle parti di Marina di Ragusa, dalle parti di Sambieri, è riuscito a fare anche il bagno. Certamente questi fenomeni che sono tutti legati ai mutamenti climatici, perché l'innalzamento per esempio del livello del Mediterraneo in questi giorni, in questo periodo di lunga siccità, è stato molto importante. Quindi poi questi sono gli effetti. Ieri appunto parlavamo di transizione ecologica, di decarbonizzazione, sono tutti elementi questi che ci devono fare riflettere e soprattutto dobbiamo avere anche la capacità, come ci chiedono anche i ragazzi che ogni venerdì protestano per un mondo migliore e senza fossili di energia, ecco, questo ci deve fare pensare a tutto questo. Venendo ai fatti nazionali, oggi è stata una giornata che è ovviamente all'insegna di quello che è ancora un po' lo scandalo dossieraggio di Milano, ma quello secondo me ha bisogno di un approfondimento per capire effettivamente
dove stiamo andando, chi sono anche certe volte i mandanti di tutto questo, perché a mio avviso solamente questa agenzia, che poteva vantare però importanti incarichi anche da gruppi multinazionali, si parla di servizi segreti israeliani presenti a Milano, eccetera, da sola così fare tutto questo e andare a colpire tutti i politici, uomini dello spettacolo, uomini dello sport. Oggi si leggeva che anche la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Torino dei 100 metri, Giacos, è stato subito dopo la medaglia d'oro oggetto di dossieraggio. Quindi perché si va a fare un dossier su un atleta, anche se pur famoso? Un motivo ci deve essere, ma qui dobbiamo anche poi porci tutta una serie di domande per quanto riguarda la sicurezza dei nostri dati. Ma oggi vi dicevo, c'è stata anche un'importante manifestazione al Quirinale col presidente Mattarella, che ha premiato i cavalieri del lavoro. Uno di questi è, come vedete dalle immagini, Marina Berlusconi, figlia del cavaliere per eccellenza, che 47 anni fa, nel 1977, veniva insignito dello stesso premio. Marina è a capo di presidente di Fininvest, di Mondadori, quindi è quella che per molti versi è stata sempre tirata un po' per la giacchetta per seguire le orme del padre anche in politica, però come sapete non è mai voluta scendere in campo come fece suo papà nel 1994. Oggi al Quirinale vi era l'unico cavaliere del lavoro nominato per la Sicilia, che è l'amministratore del gruppo Arena siciliano, e vi erano, come vedete anche nella foto, due alfieri che sono i giovani che hanno avuto un percorso di studi molto molto al top. Pensate che uno di questi ha avuto per 5 anni consecutivi nel liceo la media del 10, e sono due ragazzi, uno di Catania e uno di Piazza Armerina, che hanno superato brillantemente l'esame di maturità l'anno scorso e in questo momento sono studenti universitari. È una manifestazione questa importante, soprattutto per abbiamo visto per chi viene insignito, ma è stato anche importante il fatto che il presidente Mattarella ha voluto sottolineare come l'economia del nostro paese nell'ultimo periodo sta andando in un verso che possiamo definire soddisfacente, anche se i dati che sono arrivati proprio oggi del prodotto interno lordo nell'ultimo trimestre non sono positivi, perché in questo momento la crescita si è fermata, quindi nell'ultimo trimestre la crescita addirittura è stata pari a zero, e quindi quell'obiettivo che il governo si era prefissato di raggiungere l'1% nella crescita del PIL per il 2024 ad oggi sembra lontano da raggiungere, e questo sicuramente poi avrà anche ripercussioni sui conti pubblici e su quella manovra che è in Parlamento, quindi la manovra di fine anno. Quindi questo è un po' il quadro di carattere nazionale che abbiamo. Cambiando pagina e venendo ai fatti regionali, bisogna dare conto dell'importante lavoro svolto questa notte, ieri sera, sulla tarda ora, dall'Assemblea regionale siciliana, che ha esitato un disegno di legge in maniera urbanistica, che è importante questo disegno di legge perché recepisce quella che era il salvacasa che era stato voluto da Salvini e che era arrivato poi a essere approvato dal Parlamento nazionale, che fa sì che vi siano importanti novità per quanto riguarda i piccoli abusi edilizi e quindi una maggiore facilità nel mercato immobiliare. Voi sapete benissimo che la regione siciliana, essendo regione a statuto speciale, quindi avendo una competenza legislativa
legislativa assoluta in materia, ha dovuto recepire, quindi lo ha fatto questa notte, il decreto Salvini, e quindi uniformando la regione siciliana a quello che è tutto il panorama nazionale, e quindi dando anche ai professionisti del nostro territorio, della nostra regione, la possibilità di o usufruire del decreto Salvini, che fra le altre cose, come dice il presidente Schifani in una nota con cui esprime soddisfazione per questa approvazione, dà poi in considerazione del fatto che si possono anche reperire risorse per i comuni, che sono sempre degli elementi interessanti che potranno essere sfruttati anche per la salvaguardia del territorio. Ma questo disegno di legge che è stato approvato ieri sera, all'interno del disegno di legge la maggioranza di centrodestra ha inserito anche un emendamento che è stato approvato, che ha portato al rinvio, questa volta in maniera ufficiale, perché fino a ieri sera appunto lo davamo quasi per certo, ma ora abbiamo l'ufficialità del rinvio delle elezioni di secondo livello per i liberi consorzi. Ecco, voi sapete benissimo che c'è stato anche un lungo post polemico, ingiustamente polemico, e non si è capito perché lo ha fatto, o meglio, chi sa perché lo ha fatto anche il sindaco di Ragusa, che ha parlato di un vulnus della democrazia dal fatto che venissero rinviate le elezioni di secondo livello. È evidente che a lui interessava arrivare alle elezioni perché si voleva candidare alla presidenza del Libero Consorzio. Questa volta il gioco non gli è riuscito, perché la maggioranza di centrodestra compatta è riuscita a rinviare le elezioni al prossimo primavera, perché si vuole far sì che si voti di primo livello e quindi ritornare tutti i cittadini a esprimere il presidente della provincia e i componenti dell'assemblea provinciale. A questo proposito abbiamo dei contributi video da parte sia dell'onorevole Abbate e dell'onorevole Di Pasquale, che sono intervenuti in assemblea proprio per perorare le loro opposizioni. Sentiamo Abbate e Di Pasquale. Intervengo anche velocemente, ma solo anche per comunicare che il disegno di legge oggi per il voto di primo livello, che è stato approvato in Commissione Affari Istituzionali, già nella giornata di domani verrà inviata in Commissione Bilancio per il passaggio veloce in Commissione Bilancio e ritornare di nuovo per il voto finale in Commissione Affari Istituzionali. E lo dice chi è fermamente convinto del fatto che dare un governo agli enti intermedi, le province, che sappiamo che è importante, deve avvenire grazie all'elezione diretta di primo livello e che devono essere i cittadini a decidere il governo di ogni questi enti intermedi. E lo dice chi? Lo dice chi, e lo sa anche l'onorevole Di Pasquale, che forse in provincia di Ragusa qualche numero c'è e li possiamo mettere in campo anche per quanto riguarda l'elezione. Quindi caro onorevole, è così, guarda, è così. Ora, onorevole Di Pasquale, che bello andare alle urne e decidere i cittadini qual è il governo di un ente. Quindi per questo, Presidente, penso che sia importante dare la possibilità e la chance, anche perché il governo, nel programma del governo Schifani, uno dei primi punti era quello di portare di nuovo al voto di primo livello quelle che sono le elezioni degli enti intermedi, e quindi è importante dare la possibilità di approvarlo anche alla luce dell'indicazione del governo nazionale, che vuole andare nella direzione dell'elezione di primo livello in tutte le province siciliane e italiane. Questa è Teleiblea. Io penso, poveretti, a quei consiglieri comunali e qualche sindaco che si erano comprati i vestiti per fare chi il candidato a presidente del Libero Consorzio, chi il delegato in giunta, e poveretti, hanno speso i soldi e alla fine non riusciranno a pensare, anche perché l'investimento, come ha detto Cracoligi, l'avevano fatto nella previsione poi di utilizzare il vestito per le regionali.
Ma caro onorevole Abate, gli potevamo dare questo vantaggio? Vantaggio noi glielo potevamo dare. Ed è vero, lei è stato sincero. Che vi parlo che dalla provincia di Ragusa c'era in una posizione di vantaggio, un po' anche spregiudicato, ma questo ci sta. E aveva il vantaggio, e però siamo qui perché vogliamo votare. Qual è la verità? La verità è che voi avete i commissari. Cioè la verità è che avete i commissari e non avete cosa farne di sindaci, di consiglieri comunali a cui dare conto e ragione, e domani possibilmente trovarveli candidati nelle vostre liste o nelle liste in competizione. Voi avete i commissari che ovviamente cercate di utilizzare nel migliore dei modi. Abbiamo quindi sentito le posizioni di Abate e di Pasquale, ma sempre in tema di politica regionale e non solo, perché poi arriveremo anche a parlare di politica locale, il nostro direttore ha fatto una lunga intervista con l'onorevole regionale Stefania Campo del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che in questo momento è un po' al centro dell'attenzione politica, non solo perché appunto a livello nazionale vi è questa lotta ormai fratricida tra Conte e Beppe Grillo. Ricordate che Beppe Grillo domenica ha detto che si riserva il diritto di estinguere il movimento come l'ho creato, lo vuole appunto estinguere. Quindi siamo veramente ai ferri corti. Ma il Movimento 5 Stelle è anche al centro dell'attenzione politica per i risultati delle elezioni in Liguria, che hanno visto una profonda debacle del movimento sceso sotto il 5% e che poi ha comportato per certi versi la sconfitta anche del candidato di centrosinistra che era Orlando. Ma ascoltiamo il nostro direttore con l'intervista a Stefania Campo. Wanna buy me, baby, I'm too pricey. Yeah, I'm cherry on nice things. I'm ice cream, I'm melting. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Con noi, come vedete, c'è l'onorevole Stefania Campo del Movimento 5 Stelle. L'occasione per parlare un po', vedete, alle spalle Palazzo dei Normanni. Palazzo dei Normanni è uno dei posti più belli dal punto di vista turistico. Pensate che per visitare la Cappella Palatina ci vogliono 19 euro. Lo sapevate questo, deputato? 19 euro. Va bene, allora, intanto ecco, governo regionale. Voi siete all'opposizione, non c'è dubbio. Il Movimento 5 Stelle sta creando cosa? Come funziona per ora all'Assemblea regionale, onorevole? Male. All'assemblea c'è un momento di estremo caos, sì. Perché qualche giorno fa, anzi qualche settimana fa possiamo dire, era arrivato in aula il disegno di legge sull'urbanistica e prossimo al voto c'era stata anche la discussione generale, improvvisamente è stato rimandato in commissione ed è ritornato il discorso delle province.
Al contempo avevamo le variazioni di bilancio di fine anno da discutere appunto nelle varie commissioni di merito e poi nella commissione bilancio, che solitamente, essendo dei documenti finanziari, hanno sempre la precedenza su tutto. Certo. Questa volta stranamente sono state accantonate proprio per il disegno di legge sulle province, che però già era stato in aula bocciato la prima volta, quindi ritorna. È evidente che il Parlamento queste elezioni di primo livello non le vuole fare, e io lo posso anche capire, perché chiaramente cioè, il Parlamento, tutti, maggioranza e opposizione, non vuole le elezioni delle province. Allora, in particolare la maggioranza, perché ricordo che questo disegno di legge è stato firmato da tutti i capogruppo di maggioranza, non ne mancava nessuno, quindi c'era chiaramente Fratelli d'Italia, Forza Italia, ma anche l'MPA, l'ADC, l'UDC, insomma tutte le forze di la Lega, tutte le forze presenti in Parlamento hanno firmato questo disegno di legge. E di conseguenza sono certa che non avrà problemi a passare in commissione, questo lo sappiamo. Il problema poi si presenterà quando questo disegno di legge dovrà essere poi votato, perché non so se ci sono in aula, non ci saranno i tempi. Ma se ci sono tutte le maggioranze, perché non dovrebbe passare? Perché noi sappiamo che c'è sempre il collo dell'imbuto. C'è il collo dell'imbuto, che è quello della commissione bilancio, c'è anche il discorso che questo disegno di legge arriva tardivo, quindi non so se ci sono i tempi. E poi è anche vero che ha sconfessato in un certo senso Schifani, perché Schifani si era espresso per andare a elezioni di primo livello il 15 dicembre. Tutte le forze di maggioranza, quindi i suoi alleati, presentano un documento che va in una direzione completamente opposta, anche se sapete che in questi giorni Schifani è uscito con un comunicato stampa dicendo io darei la precedenza alle variazioni, però il Parlamento è sovrano, se il Parlamento mi chiede di fare questo disegno di legge si va davanti. Quindi la situazione è questa. È un caos. È un caos che in questa legislatura in particolare supera anche i regolamenti d'aula. Abbiamo visto dei virtuosismi dove i regolamenti sono stati messi da parte per inventare nuove modalità. Ecco, le commissioni vengono superate spesso e volentieri, le cose arrivano direttamente in aula senza passare più nemmeno. Senti, vabbè, e questa è la situazione, ma dal punto di vista delle coalizioni sappiamo che avevate messo su una bella cosa, no? PD, Movimento 5 Stelle, Sud chiama Nord, che arrivava ad avere certi numeri. Ora mi pare che Sud chiama Nord stia guardandosi intorno, ma guarda molto al Lombardo. Questa alleanza o si firmano, poi senza offesa, voi spesso cambiate all'ultimo. Io devo essere sincera. Non ci avevi mai creduto. No, a parte che non ci avevo mai creduto, e questo l'ho detto anche in tempi non sospetti, ma adesso cosa resta di Sud chiama Nord? Non c'è più neanche il gruppo parlamentare, perché da 8 deputati che Cateno De Luca ha portato in Parlamento gliene sono rimasti solo 3, e sappiamo che per formare un gruppo parlamentare devono essere come minimo 4. Quindi non abbiamo più neanche il gruppo, cioè Cateno vorrebbe fare il bello e il cattivo tempo, si definisce sindaco della Sicilia. Sindaco della Sicilia, ma anche sopra, diciamo, post ideologico lui si è definito, quindi né di destra né di sinistra, forse anche copiando un vecchio motto che è stato nostro. E quindi una volta strizza l'occhio a noi, una volta strizza l'occhio alla destra, chiaramente. Questo per noi, questa mancanza di chiarezza per noi non può andare bene. Quindi se in un primo momento qualcuno ci ha creduto anche a questo campo largo, che chiaramente a livello numerico poteva contrastare tranquillamente la maggioranza, perché i numeri. La politica anche numeri è fatta soprattutto di numeri, e i numeri parlano. E l'accordo con il PD resta? C'è questa simpatia?
Ma noi col PD lavoriamo bene, abbiamo sempre portato avanti insieme tante attività in Parlamento. Penso che, insomma, per chi segue l'aula avrà notato anche che già da 2 anni che votiamo compatti, che facciamo anche delle riunioni e portiamo avanti anche delle iniziative insieme. Io mi auguro che questa alleanza possa andare avanti e che possa anche rinsaldarsi o allargarsi, perché no, con delle altre forze progressiste o di centro, perché comunque non lo nego, è da 3 legislature che facciamo opposizione, poi a un certo punto uno vorrebbe anche governare dopo aver fatto attività ispettive, proposte. Ma nel Movimento 5 Stelle resta sempre di vedere 2 legislature. Noi siamo in una fase molto particolare, perché il 25 novembre a Roma ci sarà... Io non la considero molto giusta questa cosa, però... Beh, per chi un po' ha seguito, c'è stata un po' una diatriba fra Conte e Grillo. Sì. Grillo vorrebbe mantenere le regole così per come sono, Conte dice deve decidere la base e quindi sta portando avanti questa idea di questa grande riunione nazionale, la costituente, che si terrà il 25 novembre. E poi questa è una regola vostra, non è una cosa della Corte Costituzionale. Siete voi a decidere. Sì, sì, queste sono tutte regole interne, però io posso esprimere un mio personale giudizio. Tutte queste regole potevano avere un senso di esistere nel momento in cui non si facevano alleanze, perché chiaramente restando soli potevamo gestire tutto con le nostre regole. Nel momento stesso in cui già c'è stata la prima deroga alle alleanze, è caduta anche quella dei mandati, a mio avviso, perché certo, se io posso appoggiare in coalizione un sindaco di altre forze politiche che ha già 3, 4, 5 mandati, e poi è assurdo che non posso appoggiarne uno mio perché ha superato i 2 mandati, chiaramente ci andiamo, andiamo a tagliare le gambe alla nostra classe dirigente dopo averla formata, però possiamo appoggiare quella degli altri. Questo è un controsenso, vabbè, chiaramente, che verrà discusso, penso, nell'assemblea costituente. E vediamo che succede, no? Succederà, la costituente, lo dice la stessa parola, implica dei cambiamenti importanti, quindi penso perché onorevole, se uno poi deve fare solo 2 mandati, dice, guarda molto al suo territorio, mettendo che lei dovesse fare 2 mandati soli, si guarda molto al territorio. Intanto io sto scherzando, no, mi conoscete, ho lavorato sempre come se fosse il primo giorno fino all'ultimo, perché comunque poi la politica è anche una passione e c'è anche un grande senso di responsabilità, e poi c'è anche la voglia di far crescere quella forza politica che ti ha dato questa grande opportunità, e quindi anche cedere il testimone a qualcun altro è un modo per far crescere il partito, chiaramente. Poi è chiaro che nel territorio uno può fare anche dei ragionamenti diversi, anche perché penso che come minimo togliere il vincolo dei mandati sul territorio è la cosa fondamentale. No, vabbè, io ho fatto una battuta cattiva, perché uno dice, a un certo punto Cassì deve andare via, no? 2 mandati. Ci aprono tante, ma non voglio andare oltre. Diciamo che ancora è prematuro. Non voglio andare oltre. Ancora è prematuro, però sicuramente già guardiamo anche alle amministrative, esatto, e anche alle coalizioni che si potrebbero formare per le prossime amministrative. Certo, è importante. Allora, volevo territorio. Una cosa dove l'onorevole Campo, e con lei l'abbiamo fatto, è questa questione dell'aeroporto. Giorno 15 c'è un incontro alla provincia con tutti i sindaci, giorno 16 c'è una manifestazione di protesta, ma la situazione resta quella, i voli sono pochi, gli aerei non quelli che dovevano essere. Allora, che cosa si può dire per l'aeroporto di Comiso? Ma l'aeroporto sicuramente deve avere i voli, e quindi deve avere delle compagnie aeree per poter funzionare. Ad oggi è finita la summer e quindi chiaramente siamo di nuovo senza collegamenti aerei.
qualcuno deve intervenire, la politica regionale potrebbe fare il suo, perché io l'ho sempre detto, avere un dipartimento che coordina i 6 aeroporti siciliani come se fossero una rete, pur lasciando l'autonomia gestionale ad ogni singolo aeroporto, però già darebbe l'indirizzo politico per poter fare delle cose, perché se Schifani è convinto che soltanto con questa storia del cargo, di cui ancora non abbiamo visto nulla, l'aeroporto si riprende, si sbaglia di grosso. Uno, perché il cargo è difficilissimo da far funzionare, lo sappiamo bene, bisogna progettarlo in una certa maniera. E comunque, fra 3, 4 anni, 5 anni ci sarebbe un minimo di risultati. Sì, ma poi a noi servono anche i passeggeri, non è che possiamo pensare di trasportare soltanto merci. Questo significa relegare questo aeroporto a un aeroporto di serie B, e non è vero, perché questo, è, a differenza di quello di Birgi, e questo l'ho detto tante volte, è un aeroporto che può avere una prospettiva di sviluppo, perché mentre Birgi, per la sua posizione geografica, servirà sempre solo Trapani e vive solo perché ha tanti fondi regionali, perché per la maggior parte di poi proprietà della regione, militare ha dei limiti. Ha dei limiti a Palermo vicinissima, mentre questo qua rappresenta veramente il terzo aeroporto siciliano, quello di Comiso, perché è un aeroporto che serve tutto il sud-est, è un aeroporto che con le giuste infrastrutture può servire anche le province limitrofe, quindi io ci vedo tanta prospettiva di sviluppo in Comiso. Noi abbiamo avuto soltanto la sfortuna di essere mal gestiti, purtroppo, in tutti questi anni, prima perché figliastri di Catania, adesso, nonostante siamo diventati figli di Catania, siamo sempre trattati un po' da figliastri. No? Ma siamo sempre trattati male. E ancora non abbiamo capito perché Ryanair è andata via. Io ho fatto un'interrogazione parlamentare. Ecco, questa è una cosa interessante. Mai. Hai fatto un'interrogazione, ma nessuno ha risposto. Mai nessuno ha risposto. C'è stata la rubrica infrastrutture, perché come funziona il Parlamento? Che si raccolgono tutte le interrogazioni, mozioni, interpellanze che siano di un determinato settore, e poi c'è l'assessore che quel giorno viene e risponde a 50 interrogazioni tutte in una volta. L'assessore Aricò è venuto in aula, la rubrica infrastrutture c'è stata, non capisco perché in calendario non è mai stata messa questa. Ma uno non può dire, ma questa cosa, ma questa interrogazione che fine ha fatto? Certo, l'abbiamo sollecitata più volte, perché ogni 30 giorni, dovrebbero rispondere dopo 30 giorni. Intanto sono passato un anno e mezzo. È passato un anno e mezzo, ma queste cose le abbiamo viste in aula, che a volte rispondono anche dopo 2 anni, quando già l'argomento è superato. Certo. E io a volte ho detto, però questa sarebbe interessante. Che importanza ha rispondere ora che quella cosa è superata? Sì, ma qui sarebbe interessante, perché troveremmo un colpevole, che secondo me è l'aeroporto di Catania. Poi abbiamo visto nel sondaggio, ne ho parlato qualche giorno fa, questo sondaggio fatto localmente, dove c'è il 100% di persone che non è soddisfatto della gestione della SAC, quindi è chiaro che qualcosa bisogna fare. E chiudiamo con questa storia del castello, velocemente. Ci siamo battuti, io pure, l'onorevole Campo. Questa commissione, hai letto per caso? Sì, intanto io non ho capito perché non è stata sorteggiata, è stata scelta. Un sorteggio avrebbe portato... Cioè, fra 10 persone ne pigliavi una. Avrebbe portato anche una maggiore trasparenza, chiaramente, nella commissione, perché scegliere i componenti uno per uno lascia sempre un po' di dubbio, visto che c'è stata tutta questa polemica. Il sindaco, magari per spegnere il fuoco, diciamo, poteva buttare l'acqua facendo un sorteggio, una commissione sorteggiata. E invece no, però insomma ancora è tutto aperto, speriamo bene, perché... Ma tu sei favorevole alla gestione pubblica o alla gestione privata? Ma noi l'abbiamo sempre detto, siamo favorevoli a una gestione che va bene anche mista, non per forza solo pubblica, perché quando là dove il pubblico non arriva, il privato deve essere visto come quell'aiuto in più. Ma una gestione solo pubblica, chiaramente
sarebbe auspicabile, però capiamo che a giorno d'oggi è anche difficoltosa. Quindi un buon partenariato limpido, chiaro. Una gestione mista dove comunque il comune ha sempre il controllo della struttura, ha tante anche possibilità di revocare nel momento in cui non funzionano determinate cose. E poi non, diciamo, per l'investimento che fa il soggetto gestore, non l'avrei dato per 10 più 10, perché chiaramente non è che ci sono degli investimenti infrastrutturali, c'è soltanto un voler mettere del personale a fronte di un raddoppio del biglietto, e io questo non lo posso reputare un investimento. E poi neanche io non credo che un sindaco possa dire impegno la mia città per 20 anni. Ma questo è abbastanza presuntuosa come cosa, no? Anche questo Ragusa 2035. Sono, ma il castello è della città, è della tu lo puoi dire per 20 anni, daglielo per 4 anni. Poi vediamo, perché sì, sì, ma fino è, al tutto, tuo limite. È tutto un insieme di cose che ti fa capire che c'è la volontà di lasciare un segno da qui ai prossimi 20 anni, senza considerare che un'amministrazione futura potrebbe avere una visione diversa, un'altra idea, e noi abbiamo pagato degli esperti a caro prezzo per una visione del sindaco Cassì, Ragusa 2035, ora non mi ricordo. Vabbè, ma anche voi avete fatto 2050. Ma quella nella nostra forza politica, cioè, Movimento 5 Stelle, 2050, non per la città. Cioè, noi facciamo una prospettiva di un movimento che, siccome è un movimento che si rivolge molto all'ambiente, alle energie rinnovabili, a un tipo di vita sostenibile, 2050 è quel limite che ci siamo prefissati per portare avanti questo tipo di obiettivi. È un altro ragionamento. Quando invece tu lavori con il pubblico sulla città e vuoi incidere da qui alle prossime amministrazioni, cioè, mi sembra veramente assurdo, cioè, perché decidere lo stile con cui si deve andare avanti fino al 2043 non è lo stile, le persone, gli incarichi, non è una cosa onesta. Gli obiettivi, politicamente parlando, non è onesta, perché ora magari la legge lo consente, però sappiamo benissimo che un sindaco non può fare più di 2 mandati. È lasciare un'eredità a chi viene dopo di te per i prossimi. Cioè, io ora faccio il sindaco e sono senza castello e mi arrabbio. Va bene. Ma non solo il castello, io ricordo sempre che in quel bando è stato inserito anche Palazzo Zacco, senza parlare di Palazzo Zacco, noi non sappiamo, cioè è come se fosse considerato un magazzino Palazzo Zacco per quello che c'è scritto in quel bando, perché non fa reddito, ce l'hanno infilato là come se fosse un fastidio. Perché è un peso, e questo non va assolutamente bene, perché gestire il patrimonio pubblico è una responsabilità del comune, non può essere considerato un peso. Bene, onorevole, abbiamo fatto quasi 20 minuti, grazie per essere stato con noi, se ci sono novità faccelo sapere. Grazie a voi. Andiamo avanti con il telegiornale. Al lavoro, in centro a fare shopping, a Ibla con gli amici. Qualunque sia la tua destinazione, l'autobus ti ci porta. Comodo, puntuale e senza lo stress del traffico e del parcheggio. Prendere un bus urbano dell'Etna Trasporti è conveniente. Tante linee e tante fermate in tutta la città. Abbonamenti e tariffe agevolate per risparmiare tempo e denaro. Scarica l'app e acquista il tuo biglietto online. A Ragusa scegli la convenienza, scegli un bus urbano dell'Etna Trasporti. CER, compagnia per l'energia rinnovabile a Ragusa nella zona industriale. Il benessere ambientale per noi è sinonimo di benessere sociale, perché abbiamo a cuore la salute del pianeta. La CER, nel suo sito industriale di Ragusa, si avvale delle migliori tecnologie per produrre energia rinnovabile. Gli impianti progettati e realizzati
grazie ai costanti investimenti nel campo della ricerca, garantiscono il raggiungimento degli obiettivi più attuali, come lavorare in sicurezza, produrre a basso costo e risparmiare energia. CER è leader in Sicilia nel fornire energie rinnovabili per migliorare il mondo in cui viviamo. L'acqua è al centro della nostra vita e della vita del nostro paese. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. La vostra storia è anche la nostra e quella di chi vuole una spesa conveniente ogni giorno. Per questo alla Coop ci sono i prezzi Pop. Tornano i buoni da 10 euro con un acquisto di 15 euro. Li prendi questa settimana e li usi la prossima. La Coop sei tu. Intervista interessante, a tutto campo, e molti sono stati gli argomenti che sono stati trattati. Vedremo un attimo come va la politica in generale, soprattutto anche poi vedremo la politica locale, perché appunto la situazione è in divenire. Questa sera volevamo avere un'intervista con il consigliere comunale Saverio Buscemi, che ieri appunto ha fatto sì che abbandonasse il partito Sud Chiama Nord, però ha declinato l'invito, sostenendo che ancora deve sedimentare la scelta traumatica che ha effettuato e soprattutto anche capire un po' le polemiche e gli attacchi che ha ricevuto anche forse dal suo ex partito. Quindi speriamo di averlo domani ai nostri microfoni per capire anche quali possono essere le scelte future che il consigliere Buscemi farà in seno al Consiglio Comunale. Arrivando sempre a temi di carattere locale e riallacciandomi per certi versi a quanto abbiamo detto all'inizio del nostro telegiornale sui mutamenti climatici, si sono svolte oggi a Ragusa un'importante iniziativa, che è quella della FADOI, che è un albero per la salute. Questa iniziativa si è svolta al Giovanni Paolo II all'ospedale, e quindi in conclusione del nostro indice vedremo un servizio proprio su questa iniziativa che ha portato alla piantumazione di alcuni alberi al Giovanni Paolo II, e in conclusione del giornale il nostro Gianni Papa, che questa sera ci parla ovviamente di sport, ma ci parla di rugby, e lì però lui è veramente un grande esperto di rugby, per cui gioca veramente in casa. Grazie per l'attenzione e alla prossima edizione dell'Indice di Teleblea. Io devo ringraziare sicuramente la FADOI nella figura del suo presidente nazionale, nella figura anche del presidente regionale FADOI, che ci hanno prescelto per questa operazione. Sicuramente loro sanno quanto io e tutti i miei soprattutto siamo sensibili a queste iniziative, quindi ringrazio l'Arma dei Carabinieri che è coinvolta in questo bellissimo progetto. Un ringraziamento particolare chiaramente alla direzione generale dell'ASP, perché ci ha dato questa opportunità, l'ha accolta immediatamente, e ultimo ma non ultimo il sindaco e l'assessore, che sono stati molto gentili, vicini a questa operazione. Siamo riusciti quindi ad avere una bellissima iniziativa che lancia la nostra Ragusa in un ambito che tutti conoscono, di grande sensibilità per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda l'ambiente, e quindi questo, diciamo, sottolinea ancora di più
quello che noi facciamo tutti i giorni. Il significato è legato all'ambiente, chiaramente, e il rapporto che c'è fra l'ambiente e la salute, in modo che, voi sapete tutti, purtroppo la nostra terra incomincia a soffrire per tanti motivi. Noi sensibili, soprattutto l'Arma dei Carabinieri nel suo settore della biodiversità è sensibile a quelle che sono le situazioni ambientali, vogliono sensibilizzare ancora di più collegando l'ambiente sano a una salute sana, e questa è un'iniziativa che parte in questo senso. Considerare la salute umana non disgiunta dalle altre componenti, e cioè dall'ambiente e dagli animali e dalle piante, per cui la salute umana è strettamente connessa con la salute dell'ambiente e degli animali e anche delle piante. Per cui oggi noi siamo qui per rappresentare soprattutto la salute dell'ambiente e appunto degli esseri viventi, perché questo risulta fondamentale per garantire una migliore condizione di vita sulla Terra, soprattutto in un'epoca in cui i cambiamenti climatici sono fortemente presenti e l'impatto sull'ambiente e sugli esseri viventi è rilevante, molto rilevante. Quasi contemporanea sul resto d'Italia, è interessante pensare che in altri 31 siti si stia svolgendo questa stessa manifestazione, e che quindi ha una proiezione nazionale che raggiunge capillarmente il territorio nazionale. E il tutto si incardina chiaramente anche in quello che prevede la nostra Costituzione, l'articolo 9 proprio prevede la tutela della biodiversità per le future generazioni. Questa sera, come vedete dalle immagini che i potenti mezzi fanno sembrare alle nostre spalle, abbiamo da parlare di rughi. Ne parliamo con Luca Tavernese, storico, addetto alla comunicazione, qualunque cosa voglia significare, io non l'ho mai capito, questo è un signore che comunque che racconta alla gente certe realtà, certi problemi, certe situazioni. Non so se lo sapete, perché purtroppo il rugby ha sempre un ambito di diffusione limitata, soprattutto gli addetti ai lavori, ma in realtà sta facendo una cosa, il rugby Ragusa nei suoi 60 anni almeno di storia ha fatto cose straordinarie. Quella che sta facendo quest'anno è straordinaria per un'altra cosa, perché siccome, come succede un po' dovunque, era andata che i ragazzi andavano all'università, quindi perdevi una covata intera di giocatori, invece di dedicarsi alle sole formazioni giovanili, dove comunque i problemi potevano essere lo stesso, ha deciso di fondersi con un rivale, magari non tradizionalissimo, però con cui c'è stato un rivale, che è il Siracusa, creando il rugby del sud-est. Luca, raccontaci che cosa vi ha spinto, come vi ha portato. Com'è nata? Allora, in realtà ha un paio d'annetti, il post-Covid ci ha portato a collaborare più volte con gli amici di Siracusa. Poi, l'hai detto tu, anche causa Covid, dici, ma come, parliamo ancora di Covid? Ebbene sì, vabbè, COVID i due anni del Covid, gli strascichi sono lunghi, insomma. Il buco lasciato nei settori, certo, giovanili dei due anni di Covid si è palesato sostanzialmente in questi anni. La formazione seniores del Ragusa Rugby quest'anno era a ranghi ridottissimi. Si è palesata la possibilità di collaborare con il Siraco, che bene o male navigava nelle nostre stesse condizioni, e siccome gli intenti e il modo di fare rugby anche con i settori giovanili è pressoché lo stesso, perché abbiamo la stessa filosofia, abbiamo cominciato una strada insieme, strada che si delineerà nell'arco di 3 anni, quindi c'è un progetto che nasce per rendere al territorio, perché poi sostanzialmente la cosa che vogliamo fare è poter dare la possibilità ai nostri ragazzi di poter giocare di più, di poter, certo, confrontarsi anche nei settori minori, perché in realtà la collaborazione con il Siraco nasce non soltanto per la senior, ma anche per i settori under, certo, 16 e under 18, la possibilità di far giocare tanto questi ragazzi che diversamente dovrebbero spostarsi per andare a fare qualcosa. Perfetto. Sul catanese, sul messinese. Ora Luca, io ti devo fare una domanda, sì, non da uomo che ha sempre amato ed è vissuto bene o male nel mondo, ma da non addetto ai lavori, dal signor Rossi che sente parlare di rugby, o signora Bianchi, e dice, ma scusate, molto bella questa idea, molto, molto rugbyistica nel senso proprio di sport vero, no? Che riesce a superare campanilismi, fesserie del genere e tutto, ma
Facciamo finta che quest'anno questa squadra, come estremamente probabile, visti anche i risultati, vada ai playoff. E facciamo finta che i playoff vadano bene. La squadra che l'anno prossimo in teoria dovrebbe andare in Serie B, sarà ancora, avrà ancora senso che esista il sud-est? Allora, avrà senso, perché il progetto nasce così, in quanto quest'anno, essendo un progetto tra virgolette pilota, è stata presentata con la formazione che aveva più numeri da mettere a disposizione. Ed era il Siracusa. Il progetto prevede la creazione di una franchigia. Il concetto è mettere su un'entità territoriale che possa comunque sia rappresentare il rugby di questa parte della Sicilia. Abbiamo una fortuna da un paio d'anni a questa parte, che la vicinanza con Siracusa si è ridotta tramite l'autostrada. Certo. 40 minuti di autostrada sono veramente pochi e ti danno effettivamente la possibilità di... Quindi l'idea è che il discorso continui anche in caso... o a breve o a medio termine di promozione a un campionato successivo. A maggior ragione. Ma sempre utilizzando questo impianto, perché Siracusa non ce l'ha un impianto così. Al momento sì, anche a Siracusa le amministrazioni si stanno spendendo per arrivare ad avere un impianto bello come il nostro. Io ho tutta la stima per tutti quanti, ma visto il tempo che ci ho voluto per avere questo, mi permetto di avere qualche dubbio. Comunque, lasciamo bene. Allora, fermo restando i vari under che continuano la loro strada benissimo. Allora, questa squadra è da un tecnico siracusano e uno ragusano. Vogliamo dire i nomi? Angelo Iozia, per quanto riguarda Ragusa, ci segue da ormai 3 anni. E per quanto riguarda Siracusa, Gustavo Ponteprimo. Che praticamente è un argentino. Si alternano, vanno tutte e due a fare. No, allora, Angelo è più centrato sulle under 16 e le under 18, ma i congiunti li fanno insieme. Sostanzialmente la squadra è guidata da un binomio. Perfetto. Da un binomio Ragusa-Siracusa. Ma del resto anche questa capita spesso nel mondo del rugby. Veniamo a un altro discorso, anche se il fatto dei punteggi e delle partite. Purtroppo il rugby, soprattutto a livello di Serie C in Sicilia, ha questo dramma che c'ha una o due squadre che veramente sono incredibilmente più forti del resto. Incredibilmente più forti, poi vogliono dire partite con scarti che non sarebbero proponibili, che fanno male al rugby. Ma non è che gli puoi dire, ragazzi, fermati, no? Assolutamente no, il rugby fermati non esiste. A tutto sarebbe offensivo nei confronti dell'avversario. Ma io quando succede questo, più che concentrarmi sul il divario nel punteggio, mi concentro su quello che magari la squadra che soccombe fa in campo per... Temo che ancora campo, di più qualche volta il divario. Sì. Però è da stimare l'orgoglio sempre. E lo sforzo che le squadre che appunto stanno indietro mettono in campo, ed è lo spirito del rugby che poi sostanzialmente la vince un po' su tutto. Domenica a Trapani abbiamo vinto una partita nettamente, ma in campo i ragazzi del Trapani hanno dato tutto fino all'ultimo minuto. A parte che è tradizione del rugby, ma anche nella tradizione ormai molto lunga, perché è un orgoglio tutto il tempo in cui la storia del rugby Ragusa si è dipanata. Il rugby Ragusa nella sua storia ha dato 100, per un certo periodo ha avuto anche il punteggio record in Italia, ha dato anche 100 punti, ma ne ha beccati anche 70-80. Quindi c'è questa altalena. Io ricordo quando diventai presidente io, ed erano, sono passati mai oltre 50 anni, venivamo da partite nelle quali veramente potevamo prendere batoste terrificanti, come è capitato partite che l'abbiamo date noi. Perché succede, però la forza è non abbattersi, continuare quando le prendi e continuare quando le dai, e questa è la grandezza del rugby. Purtroppo viviamo un momento in cui il rugby di base ovviamente è formato da squadre composte da giocatori fatti in casa. L'investimento sui giocatori è improbabile perché le economie non lo permettono a certi livelli, e purtroppo ad esempio noi qua a Ragusa paghiamo molto l'handicap dei ragazzi che all'età di 19-20 anni vanno fuori a studiare all'università. Per cui per questo io dico che aver vissuto
ed avere portato con coerenza, con dignità, qualche volta anche ad alto livello, questo discorso avanti per tutto questo periodo è un vanto straordinario di tutto quello che è stato e che è l'ambiente del rugby, dall'ultimo dei porta borracce, diciamo così. La tradizione ragusa è forte, è quello che insegna il rugby, che poi è quello che noi trasmettiamo anche ai bambini quando poi vengono ad allenarsi già da piccolini, perché noi facciamo rugby dai sei anni in su. È una grande bellezza del rugby. È quella che è, per poter continuare a fare rugby ci vuole il sostegno al compagno, ci vuole la possibilità di creare un gruppo e tutte queste cose qua poi vengono traslate in campo dai ragazzini. Anche perché il rugby, c'è una cosa che bisogna riconoscerlo, c'è molta retorica su certe frasi che si dicono in tutti gli aspetti della vita, però credetemi, per averlo vissuto poco e malissimo come giocatore, un po' di più come dirigente, molto molto di più come giornalista che ve lo racconta, nel rugby la percentuale di retorica è estremamente bassa, perché quando sei a fare una partita, quando giochi, che tu sia il più forte, quello che prenderà 100 punti, la necessità di fare squadra è uguale. Sì, sì, sì. Perché da solo, io adoro il calcio come tutti te, ma puoi avere l'equivalente del Maradona, ma non, la partita da solo non te la può risolvere. Nel rugby. Chi è forte, chi ottiene un vantaggio magari esagerato, penalizza la squadra. Perché un vantaggio esagerato significa un pallone dato agli avversari, riconquistato dagli avversari, e se non hai il sostegno dietro non riesci a portare avanti. Il rugby è uno di quegli sport dove davvero il concetto di coesione, di unità, poi quello di sportività è tradizionale ed è stato, devo dire, meritoriamente, tutti stanno cercando di imitarlo col tempo, ma il concetto di coesione in rugby è il rugby, cioè il rugby è questo, è come l'hockey è quello, il tennis è quell'altro, l'alpinismo, il rugby ha questo concetto, si gioca davvero in 15, se avete barzellette tipo rugby 7 non me ne fate parlare, perché sono varianti. No, ma quale variante? Vorrei dire il termine, ma è troppo cattivo e troppo antico per dire... Non mi sento antico, ma veramente, una volta le chiamavano americanate quando vedevi certi film. No. Il rugby è un'altra cosa. Sei un tradizionalista tu? No, non sono un tradizionalista, sono uno che ritiene che il rugby a 7 perda quello che le caratteristiche fondamentali del rugby. Perché a te piace la mischia? No, è anche perché il rugby ha un problema anche di durata, il rugby a 7 non ce l'ha. Perché nel rugby tu puoi anche andare 15 punti avanti, ma non hai risolto niente, che deve tenere fino all'ottantesimo, più di altri sport, perché al calcio se hai 2-0 te lo tieni a 10 minuti dalla fine, al rugby nessuna cosa al mondo lo dice che te lo tieni, perché beccare due mete di fila in 30 secondi non ci vuole niente. Sì, nel 7 sì. È uno sport terribile riguardo a questo, e questa è la sua forza. Allora Luca, andiamo a chiudere, siamo all'ultimo minuto, prospettive attuali? Prospettive attuali, stiamo lavorando tantissimo, ripeto, con i settori giovanili. Noi ci vantiamo di essere uno sport, dei volontari dello sport sostanzialmente. Progetto bellissimo con il CSR, abbiamo un progetto che include i ragazzi speciali, quindi certo, con disabilità autistici, lo facciamo due volte alla settimana, i ragazzi del centro del CSR salgono a Ragusa da Comiso due volte alla settimana e si allenano. Abbiamo avuto dei grandissimi risultati perché questi ragazzi si stanno dimostrando veramente all'altezza, certo, di ciò che fanno. Ma la cosa bella di un progetto del genere è che ne godono i nostri ragazzi. C'è una parte dell'allenamento di questi ragazzi qua che viene fatta congiunta con i nostri. Perché questa è l'inclusione vera. E i nostri ragazzi riescono a comprendere che c'è una diversità, ma la diversità non è diversità perfetto. Andando a chiudere, perché è tardi, brevissimamente, non ne ho parlato, in campionato credo che siamo in testa, l'altra squadra forte quali sono? Il Palermo è una buona squadra, poi ci sono i Briganti, c'è il San Gregorio che ancora dobbiamo affrontare, noi non lo nascondiamo, la nostra formazione, il 15 del sud-est quest'anno, è di andare verso un certo obiettivo. Non abbiamo l'obiettivo di andare in Serie B, però sappiamo che l'organico che abbiamo messo su è un organico che può andare sicuramente. E allora sicuramente ancora una volta, all'arrivato alla centesima in 50 anni, stiamo facendo 50 anni,
Rugby l'ha già fatto, occasione e trasmissione che tocca il rugby, cosa devo dire? Ragazzi, forza rugby sempre, forza rugby Ragusa, forza rugby Ragusa, anche in questa comunque lodevolissima versione sud-est. Grazie a Luca, complimenti al rugby, buonasera a tutti. Da 35 anni regaliamo emozioni su misura. Area Tours, agenzia di viaggi a Ragusa in via Risorgimento 4, telefono 0932 65 34 80. Da oltre 30 anni l'esperienza e la passione assicurano che il tuo viaggio sia sempre perfetto. L'Area Tours è anche specializzata in viaggi di nozze con destinazioni uniche, garantendo i prezzi più convenienti e pagamenti rateali. La tua vacanza, il tuo viaggio d'affari o di gruppo, la tua luna di miele sono nelle mani giuste grazie alla grande professionalità e alla competenza confermate dai nostri clienti. Agenzia di viaggi Area Tours, il mondo a portata di click. A Ragusa, in via Risorgimento 4, telefono 0932 65 34 80. Un territorio non è solo cielo e terra. Un territorio è ciò che ogni pietra racconta e ogni nuovo germoglio sogna. Un territorio è il risultato delle idee e dell'impegno di chi quel territorio lo vive e lo fa vivere, di chi ci tiene. E per noi gli Iblei sono tutto ciò a cui teniamo. Questo programma è offerto da Morbidezza unica e ingredienti selezionati per deliziare il palato ad ogni boccone. Una tradizione di gusto e qualità italiana direttamente a casa tua. Tra gli ulivi d'Imperia. E sulle antiche tradizioni produttive, oggi come ieri, dal 1910, olio rai neri, della Liguria i sapori veri, olio rai neri. Cari amici di TGM Televisio, bentornati in onda, nuova settimana, puntata numero 713. In questo momento dove regna la confusione a livello mondiale, non mancano purtroppo le guerre e diciamo anche tante brutte situazioni che i telegiornali ci regalano ogni giorno, informazioni negative. Noi che facciamo? Rispondiamo con TG Events Televisio, un programma per amico, con il sorriso. Sigla! Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento, come ci si diverte con sta pioggia e con sto vento. Notizia, Roma, Campidoglio, Francis Ford Coppola, regista italo-americano, 6 volte premio Oscar, ha ricevuto l'onorificenza concessa dal Comune di Roma. La cerimonia nelle sale